Allora, ritorna questa volta i fandini, i protagonisti della mostra. Parlaci un attimino dello stile che hai utilizzato e parlaci un attimino della mostra. Allora, la mostra nasce da nasce dalla richiesta, diciamo, di in primis Stefano Fantini, di avvicinarmi in qualche modo al mondo paliesco, all'iconografia del palio, no? Lui mi chiedeva un po' da tempo di cercare anche di produrre delle illustrazioni che parlassero un po' di Siena. Diciamo, io per abitudine e per il mercato in cui opero faccio cose molto distanti, ma sono stato felice di dover in qualche modo mettere alla prova il mio stile, che è uno stile di sintesi, per interpretare visivamente appunto l'iconografia del palio, rappresentando i Fantini. Li ho dipinti come esseri quasi degli spiriti, no? Impersonali, come degli spiriti guerrieri che dovessero in qualche modo riempire i colori delle contrade, perché i colori delle contrade nel mio punto di vista dovevano rimanere centrali nelle immagini che andavo a produrre, e quindi sono una specie di samurai mercenari questi Fantini, no? Senza una loro individualità precisa, ma quasi come dei demoni che mettono la loro energia al servizio delle contrade, poi fondamentalmente. Ecco, ci sono alcuni Fantini ripresi da dietro, altri da davanti. È un caso o semplicemente c'è qualcosa dietro? No, dovendo fare 17 soggetti, ho cercato di lavorare sulla varietà delle posizioni, cercando di esprimere soprattutto il dinamismo che sprigiona dal rapporto fra il Fantino e il cavallo, quindi tutto il gioco di tensione, l'esplosività, e, diciamo, facendo riferimento a quelle che sono le posizioni più varie che il Fantino e il cavallo possano assumere durante la carriera, e quindi cercando di creare una varietà più vasta possibile di movimenti. Ogni Fantino è rappresentato in un momento diverso del palio, no? Qualcuno alla mossa, qualcuno mentre combatte con una rivale, qualcuno lanciato un galoppo, e questo.